Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi mostrerò come poter copiare degli elementi, codici o anche un intero slide da un CoSpaces ad un altro. Questo l'ho scoperto grazie a Salazar Stenbug di Edu3D. Allora, prima di tutto aprite il CoSpaces da cui volete copiare i vostri elementi. Poi aprite un'altra finestra con un nuovo CoSpaces o un GoSpaces all'interno della quale volete copiare i vostri elementi. In questo caso vado a selezionare questa isoletta che voglio importare in un altro CoSpaces. Ora selezionate CTRL maiuscolo, seleziono tutti gli elementi. Normalmente mi metto in alto, così è più facile. Escludi, attenzione, la videocamera. Ecco, abbiamo copiato tutti gli elementi. Adesso facciamo CTRL C, command, e creiamo un gruppo. Adesso che abbiamo il gruppo, lo posso anche rinominare, eventualmente. In questo caso l'ho chiamato Happy Island. Adesso, attenzione, non apro l'inspector, ma vado nel mio PC in alto e seleziono Modifica e poi Copia. Poi vado nell'altra finestra, vedete che ho selezionato un attimino la galleria, di nuovo vado negli strumenti del mio PC. Abbastanza spazio per rimettere tutto. Vado nei strumenti del mio PC e adesso vado a selezionare incolla. Vedete che tutto quanto si è perfettamente incollato. Adesso lo posso spostare, girare, ingrandire. Posso farlo questo con diversi gruppi. E quello che poi devo fare, devo andare in ambiente per cambiare l'ambiente. In questo caso, dal bosco adesso ho selezionato il mare. Ora andiamo anche a vedere il codice, perché la stessa cosa si può fare per il coding. Quindi selezioniamo la casella codice, selezioniamo tutti gli elementi del coding, andiamo nel nostro PC, andiamo su Modifica, facciamo copia. Andiamo nell'altro slide, apriamo di nuovo la casella coding, andiamo nel nostro PC, apriamo modifica, facciamo incolla. E questa operazione la potete ripetere tante volte con tutti gli elementi che volete in altri slide, in altre scene, quindi molto utile anche quando i vostri studenti, ognuno fa un lavoro e vogliamo anche riunire i diversi lavori.